Lega, oggi la Giunta regionale ha approvato il documento più importante che l'amministrazione pubblica fa ogni anno e che riguarda il bilancio di previsione per il prossimo anno e per gli anni successivi, cioè il 2023 e il 2024. Il Comune il prossimo anno pareggerà su 248.205.932,49 centesimi di euro, sia come entrate che come spese. Io ringrazio gli uffici che ci hanno permesso di arrivare all'approvazione del bilancio di previsione. Non è stato facile perché, come sapete, i dati che devono essere raccolti arrivano un po' così in ritardo, altri dati non sono ancora completi al 100%, ma questo ci permetterà con la variazione di bilancio di poter sopperire a questo deficit. In ogni caso, il giorno 20 di questo mese noi presenteremo il bilancio al Consiglio Comunale, che verrà approvato nella prima quindicina del mese di gennaio. Ma quello che ci tengo a sottolineare è che oggi, come Giunta, noi abbiamo già approvato il bilancio di previsione. Sui contenuti del bilancio lascio la parola per l'illustrazione all'assessore al bilancio, la dottoressa Laudicina. Grazie Sindaco, come ha detto il Sindaco abbiamo appunto oggi trovato insieme al bilancio di previsione e la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione il bilancio rappresentato al Consiglio Comunale il 20 di dicembre, il prossimo lunedì, per poi essere appunto approvato formalmente invece nel primo Consiglio di gennaio. Come diceva il Sindaco, il bilancio pareggia per il 2022 per 248 milioni di euro circa, per il 2023 per circa 189 milioni e per il 2024 per circa 175 milioni. Quello che mi sento di dire, più che di dare numeri, è questo: è un bilancio che è stato fatto con molta attenzione, ma soprattutto è un bilancio che non porta aumenti di nessun genere. Non ci sono aumenti non c'è l'aumento dell'addizionale, non ci sono aumenti di tributi, quindi è un bilancio fatto senza pesare sulle tasche dei cittadini udinesi, che non è una cosa da poco, insomma, visti i difficili momenti. Il totale degli investimenti per il 2022 si conferma con una spesa in conto capitale che si aggira intorno ai 57 milioni e mezzo, quindi confermiamo anche tutti gli investimenti che abbiamo iniziato come giunta per disporre dal 2018 quando siamo arrivati e speriamo di riuscire a portare a termine appunto buona parte delle opere che abbiamo iniziato o comunque insomma di terminare quelle che erano poi iniziate anche dall'amministrazione precedente che andavano avanti in maniera molto, molto lenta. Quindi è un bilancio forte e è fatto di conferme importanti perché appunto come dicevo prima non ci sono barzelli ulteriori appunto sulle riguardanti gli udinesi e una quantità di investimenti notevole come appunto nell'anno precedente, quindi insomma si mantengono le promesse che erano state fatte dal momento delle elezioni con il programma elettorale riguardo appunto al forte numero di opere che sono state messe in campo. Come diceva il Sindaco, mancano ancora una parte degli schemi, ma questi saranno sicuramente pronti per il giorno del Consiglio, quindi insomma magari eventualmente nel dettaglio dei numeri, magari rimandiamo al 20 di dicembre. Posso dirvi che comunque le entrate correnti ammontano a 43 milioni di euro e le entrate extratributarie ammontano a circa 25 milioni di euro, le entrate in conto capitale ammontano a circa 34 milioni di euro e le spese correnti invece ammontano a circa 155 milioni di euro, quindi insomma diciamo che concretamente si confermano i numeri degli anni
ringrazio l'assessore della Vicina perché oltre ad Alpice ha seguito anche lei la redazione di questo bilancio di previsione, che io spero i giornalisti faranno delle comparazioni con gli altri bilanci dei capoluoghi di questa regione, mi riferisco a Trieste, Gorizia e Pordenone, perché il comune di Udine ha l'addizionale IRPEF più bassa in assoluto, ha la TARI più bassa in assoluto, e quindi vorrei che, siccome siamo pagati oggi, giornale più importante della città ha messo quali sono le indennità degli amministratori stabilite dalla regione e percepiamo tutti la stessa indennità da Trieste a Gorizia, Pordenone, Ordine, però con rapportati ai cittadini abbiamo qualcosa di diverso, perché come avete sentito noi non chiediamo nuove tasse, non mettiamo nuove imposizioni per chi opera in città e soprattutto riceve servizi, uno su tutti, la raccolta dei rifiuti da parte del Comune. Siccome si è molto polemizzato da parte dell'opposizione sulla raccolta differenziata porta a porta, abbiamo dimostrato che quest'anno che non ci saranno aumenti della TARI, si chiama così questa tassa, per quanto riguarda la città di Udine. E adesso passiamo a un'altra delibera molto importante, che è il biciplano, ovvero il piano della mobilità ciclistica nel comune di Udine. Lo ha portato in giunta il vice sindaco Michelini. Sì, buongiorno, grazie signor sindaco. Abbiamo portato in giunta sì il piano regolatore delle piste ciclabili, che si chiama biciplano, a seguito di un lavoro che gli uffici e la società delegata alla redazione dello stesso hanno fatto nel corso dell'ultimo anno. Come voi sapete, le direttive che erano state impartite fin dall'inizio erano quelle di collegare tutte le ciclabili attualmente esistenti, ristabilire un ordine di importanza riguardo a quelle centrali, centro storico, al fine di valorizzare la percorribilità, anche l'afflusso dei turisti e l'accesso alla mobilità casa-scuola e casa-lavoro, e contemporaneamente prevedere, al netto delle grandi ciclabili già nel FG1 e FG4 che sono attualmente presenti e che ambiscono il nostro territorio, trovare tutta una serie di accorgimenti affinché la mobilità lenta prenda il sopravvento e, come anche dice la direttiva europea, ma anche quella nazionale, soprattutto quella regionale attraverso il Promocci, poter fare in modo di inserire all'interno di questo piano regolatore del biciclano una serie di aree da non trascurare, ovvero da valorizzare, le cosiddette zone 30, che in questa occasione sono state inserite in una quantità importante che al fine completano quello che è l'attraversamento delle nuove ciclabili, parentesi, piano regolatore, biciclano, che prevede investimenti abbastanza importanti, parliamo dell'ordine di 10-15 milioni di euro nei prossimi 10 anni, per poter fare in modo che questo collegamento abbia l'attraversamento del percorso in bicicletta, pedone bicicletta, e soprattutto entrare nelle cosiddette zone 30 per valorizzare il patrimonio che abbiamo nella nostra città, ma anche per favorire la velocità, ovvero la pedalata lenta, e quindi anche l'accessibilità lenta, e pedoni ciclisti devono avere sempre comunque il sopravvento rispetto a quello che è l'attraversamento con le auto. Questo reticolo di piste ciclabili secondarie, perché le primarie, ho già detto, sono già inserite, va a inserirsi nel piano urbano del che abbiamo comunale, e il tutto prevede
Oggi abbiamo fatto l'adozione, che poi andrà in consiglio comunale, prevede la pubblicazione nei prossimi giorni, poi verranno, ovviamente si potrà vedere, tutti potranno accedervi, e a breve faremo una presentazione a consiglieri, istituzioni, ordini, eccetera, per far sì che ci possano essere anche dei contributi a questo che è un lavoro che, ripeto, è stato redatto da una società che ha partecipato alla stessa formulazione di quello regionale. Quindi questa società che ha lavorato assieme agli uffici ha potuto lavorare in sintonia con la regione e con i nostri uffici. Noi abbiamo già intrapreso i primi colloqui, abbiamo già fatto vedere e quindi analizzare quartiere per quartiere, quindi i quartieri sono stati informati, hanno approvato il piano. Adesso continua l'iter con gli ulteriori passaggi che si rendono necessari. Ritengo che per la prima volta il Comune di Udine ha fatto questo piano, per la prima volta abbiamo reso concreto tutta una serie di previsioni che verranno redatte, in parte già fatto nei prossimi anni, e quindi è un passaggio, non dico importante, importantissimo, perché va nella direzione giusta, va nella direzione della mobilità lenta. Ringrazio ovviamente gli uffici, la società e tutti quanti quelli che hanno collaborato per le mie. Bene, dopo il biciplan abbiamo anche affrontato il problema dei dipendenti del personale e abbiamo approvato il piano triennale del fabbisogno del personale qui nel Comune di Udine. L'assessore Cingolotto ci ha portato le decisioni che abbiamo preso. Bene, sì, buongiorno a tutti. Sostanzialmente con il bilancio si approva anche il piano dei fabbisogni del personale, quindi nel piano dei fabbisogni del 22 e del 23-24, perché anche il triennale, prevediamo sostanzialmente la sostituzione, parlo del 22 perché l'anno, come dire, di riferimento principale, poi il resto sarà soggetto a variazione, perché sapete anche quest'anno il piano occupazionale è stato aggiornato più volte in ragione delle esigenze che anche si manifestano nel corso dell'anno, a seguito dell'espletamento dei concorsi, a seguito della cessazione di alcuni dipendenti, a seguito anche delle implementazioni delle competenze e delle vicende che avvengono. Per esempio col Covid, lo dico come dire a beneficio di tutti, abbiamo assunto del personale, oppure entrano in vigore delle misure per favorire l'edilizia, abbiamo più necessità da parte dei cittadini di consultazione dei servizi che il Comune erba in materia di edilizia privata, quindi c'è tutta un'evoluzione continua, è una realtà dinamica che è quella della gestione del personale. E quindi sostanzialmente l'anno prossimo noi prevediamo di coprire tutti i posti previsti dal turnover e di assumere della gente nuova. Questo è, nella sostanza, cosa significa? Abbiamo previsto nel corso di quest'anno 23 nuovi ingressi che ancora non sono stati coperti. L'anno prossimo ne prevediamo 42 di nuovi con l'ingresso di complessivamente 65 nuove unità. Però 31 di queste sono persone che invece cessano dall'impiego, quindi il saldo alla fine dell'anno 22, così come lo prevediamo oggi, sarà di 34 nuove unità. Questo per coprire tutta una serie di esigenze dell'amministrazione che spaziano in tutti i settori. Prevediamo di confermare il personale a tempo determinato, quindi in diversi settori, e poi prevediamo sostanzialmente di dar corso ad alcune procedure concorsuali, che magari varrebbe anche la pena di ricordare, sia per i laureati in materie e discipline che fanno riferimento all'amministrazione, quindi attività di amministrazione e di contabilità, funzionari amministrativi contabili, con un concorso dedicato a loro, di figure di, come dopo sono laureati, e anche figure di laureati
tecnici, perché anche quest'anno abbiamo fatto il concorso per laureati tecnici, però la graduatoria è andata rapidamente esaurendosi, e poi alcune figure specifiche professionali che adesso per brevità di tempo non vi sto a dire, però vi invito a seguire il sito del Comune dove tutte le procedure, gli avvisi per i concorsi, la mobilità eccetera vengono sempre puntualmente riportati. Quindi, come avete sentito, il Comune di Udine assume nuovo personale e ne assumerà di più di quanto esce per pensionamenti, e quindi il saldo sarà positivo per 34 nuove figure professionali. Anche questo penso che sia una notizia importante per chi cerca un'occupazione. È chiaro che nell'amministrazione pubblica si entra per concorso, quindi bisognerà partecipare ai concorsi che, come diceva l'assessore Signorotta, verranno pubblicati sul sito del Comune per dare la possibilità a coloro che vogliono diventare dipendenti pubblici, dopo aver vinto il concorso, di entrare a far parte, insomma, di questa squadra dei dipendenti del Comune di Udine. E adesso parliamo di Capodanno. Tutti stanno chiedendo che cosa farà il Comune di Udine per la fine del 2021, l'inizio del 2022, ve lo spiega l'assessore Franco. Allora, nell'ambito delle molteplici iniziative che sono state organizzate per il Natale, per il Capodanno, dall'assessorato al Torino, ma in collaborazione con l'assessorato alla cultura, per rendere più attraente e più gioiosa la città di Udine in occasione delle festività, abbiamo pensato e deliberato un'iniziativa per il Capodanno, tenendo presente la situazione comunque tuttora di emergenza, quindi con un invito a tutti a dare una raccomandazione nell'osservanza di quelle che sono le prescrizioni dettate dall'emergenza coronavirus. Però abbiamo ritenuto, dopo che l'anno scorso questo evento è saltato, di ripristinare quella che era diventata ormai un'iniziativa importante per il Capodanno, ossia di organizzare dei fuochi pirotecnici, però facendo attenzione al discorso dell'utilizzo dei materiali ecosostenibili e soprattutto anche a basso impatto acustico, e quindi sostanzialmente i fuochi pirotecnici senza botto. Quindi anche quest'anno, ecco, il luogo deputato sarà in piazzale della parte del Friuli, quindi sul castello di Udine, in modo che possano essere ammirati dai tanti cittadini udinesi, anche dai tanti turisti che vogliono passeggiare e festeggiare per le vie della città o nelle varie, nei vari punti di intrattenimento cittadini, quindi in assoluta sicurezza. Ecco, verrà concertato tutto questo poi col Comitato di Ordine Pubblico per quanto riguarda le prescrizioni relative degli assembramenti, per quanto riguarda le prescrizioni di rispetto della normativa anti-Covid, però riteniamo che sia importante dare un segnale di fiducia e di speranza ai cittadini e ai turisti, un segnale luminoso e radioso per tutti i cittadini. E a proposito di feste, abbiamo una organizzata dal Comune che riguarda proprio il giorno del 23 dicembre, in cui il Comune di Udine offre alla cittadinanza un concerto. Di che concerto si tratti? Adesso ve lo spiega l'assessore Cigolò. Sì, il 23 dicembre è una data che ricorda anche i tre poliziotti uccisi nell'attentato di Via Lungherina. Tradizionalmente viene fatto un concerto dal sindaco e dall'amministrazione alla cittadinanza, quindi un concerto gratuito. Si farà quest'anno al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, inizierà alle ore 17:30, e l'originalità di quest'anno è legata al fatto che si esibiranno sul palcoscenico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine 12 pianoforti. Un ensemble diretto dal maestro Ferdinando Mussutto, e del tutto originale, perché alla fin fine sentì suonare 12 pianoforti non rientra, come dire, nelle camere delle composizioni classiche, ecco. Sono tutti artisti giovani e meno giovani, locali, ma già alternati. Le musiche sono varie, si spazia dai classici Bach, Mussorgsky,
e o anche Piazzolla, per dire che ormai è un classico del Novecento, insomma, anche a tutti gli effetti, fino a Lennon, John Lennon, Coldplay, i Metallica addirittura avevo qui nel programma. L'appuntamento è fissato, come vi dicevo, per giovedì 23 alle ore 17.30. La prenotazione potrà avvenire attraverso il sito di Viva Ticket, oppure si possono chiedere tutte le informazioni alla biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Ricordo che per accedere tutti gli spettatori con più di 12 anni hanno l'obbligo di esibire la certificazione verde rafforzata, cioè quella rilasciata esclusivamente da vaccinazione o da guarigione. Ecco, io spero che mi aiutate, che ci aiutate a diffondere, perché come dire, questa manifestazione possa ecco, essere apprezzata dalla nostra città e non solo. Natale è periodo di feste, ma anche di giochi. L'assessore Marioni ha proposto una delibera che riguarda il nuovo assetto dell'archivio italiano dei giochi che il Comune di Udine ha. Adesso vi spiega lei di cosa si tratta. Grazie. E con questa delibera si intende dare un nuovo assetto all'archivio italiano dei giochi, inteso prevalentemente quindi come centro di documentazione della cultura ludica, finalizzato ad organizzare quindi attività di recupero, conservazione e anche studio appunto relativamente al patrimonio culturale rappresentato dal gioco, e anche dare un particolare rilievo a studi e ricerche sulle tradizioni ludiche locali. Quindi attività di documentazione, di ricerca, ma attività anche di promozione della cultura ludica con organizzazione di incontri, eventi, sempre relativamente al gioco e soprattutto a promuovere il gioco sano e a contrastare il gioco d'azzardo. Questa è veramente una finalità molto importante. E queste attività rimarranno in capo al servizio servizi educativi e sportivi, diciamo servizi educativi, mentre l'attività di catalogazione dei giochi e delle pubblicazioni relative al gioco saranno svolte dalla biblioteca civica, quindi rimarranno in capo al servizio integrato musei e biblioteche. Questa diciamo è l'organizzazione, un'organizzazione snella, una nuova organizzazione che abbiamo voluto dare all'archivio italiano dei giochi, che è una realtà culturale importante della nostra città, che qualifica la nostra città e che è conosciuta anche all'estero, a un rilievo nazionale e internazionale. Volevo anche dare un annuncio in merito alle novità per quanto riguarda la ludoteca. Il 21 riaprirà il 21 dicembre la ludoteca e questa apertura sarà anche anticipata domenica 19 al mattino con diciamo un'attività di animazione in piazza San Giacomo dalle ore 11 alle ore 13 organizzate proprio dal Ludobus. La ludoteca sarà gestita dalla ditta Teventi che si è appena aggiudicata l'appalto. Volevo ricordare che nel pomeriggio poi ci saranno altri giochi per i bambini, quindi laboratori di Babbo Natale la domenica pomeriggio sotto l'orlo del Lionello e anche il sabato pomeriggio. Poi un'altra novità riguarda l'apertura nel periodo natalizio anche al mattino in alcune giornate, ad esempio la vigilia di Natale la ludoteca sarà aperta anche al mattino il venerdì 24 dicembre e poi rimarrà aperta mattino e pomeriggio
da lunedì 27 dicembre fino a venerdì 31 dicembre. Quindi abbiamo voluto in questo modo fare un bel regalo alle famiglie, ai bambini, ma anche a tutti gli adulti che frequentano la ludoteca. Oggi tra le tante delibere abbiamo anche approvato il piano triennale delle azioni positive, si chiama proprio così, ma abbiamo scoperto delle cose interessanti all'interno di questo piano. Sì, signor Sindaco dice abbiamo scoperto delle cose interessanti perché il piano trae origine da un decreto legislativo del 2006, prevede che le amministrazioni pubbliche predispongano appunto questo piano a fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono a quelle che sono la parità di opportunità e di trattamento tra uomini e donne. Questo è l'oggetto di questa norma. Noi lo proviamo ogni 3 anni e la parità di trattamento deve tener conto di tutta una serie di esigenze che appunto devono consentire di venire incontro alle esigenze delle lavoratrici, soprattutto dei lavoratori. Bene, allora la cosa più significativa, che poi ai giornalisti piacciono i numeri, è che io posso comunicarvi è che la percentuale di donne nel comune di Udine oggi su 779 dipendenti, 779, raggiunge il 63,16%, sono 492, e gli uomini sono 287, pari al 36,84%. Anche nel personale nuovo assunto, sembra incredibile, abbiamo la medesima percentuale, perché gli uomini sono 36,6 e le donne sono 63,4. Quindi il rapporto, presto detto, è sbilanciato totalmente a vantaggio delle donne. Le donne sono le più numerose tra le posizioni organizzative, la fascia D, la fascia C, sì, la fascia B, non nella fascia A, che è sostanzialmente quella degli uccelli e degli operai, lì c'è una prevalenza di uomini, 21 contro 18, e soprattutto fra i dirigenti, perché su 14 dirigenti 10 sono uomini e 4 sono donne. È chiaro che per l'accesso alla dirigenza ci sono i concorsi ed è tutta una disciplina molto 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 precisa, però ancora, dicevamo in giunta, questa distanza si registra nelle posizioni apicali. Quindi le nostre azioni positive mirano ad introdurre appunto la flessibilità di orario, estenderemo la flessibilità di orario da settimanale a mensile. Abbiamo già trattato con i dirigenti del sindacato, siamo già d'accordo su questo, e proprio per aiutare a conciliare le esigenze dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, di tutti i dipendenti. Poi opereremo sul campo della formazione, sul campo della informazione e anche della riqualificazione professionale. Ci saranno azioni di monitoraggio concordate con il comitato unico di garanzia composto da dipendenti e organizzazioni sindacali. Insomma, sono tutti strumenti previsti dalla legge, ma che noi vogliamo mettere in campo proprio nella consapevolezza dell'importanza che anche il rapporto con di genere è determinante per il buon funzionamento dei servizi pubblici. Chiudiamo questa conferenza stampa con un'opera. Abbiamo approvato un progetto di massima per la ristrutturazione del campo intitolato a Giuseppe Rigo, perché Rigo, in via Basiliano qui a Udine, ma vi parla il super vice sindaco Cinquerini. Grazie. Io porto un impegno che praticamente ci eravamo presi lo scorso anno di progettare questo progetto di fondibilità, riqualificare il piano sportivo in via Basiliano che si trova di Rigo. Ecco che è stato presentato oggi proprio il progetto che prevede la riqualificazione del campo principale e anche di quello secondario, di quello dell'allenamento, la creazione di una tribuna di 350 posti a sedere che ha la funzione di dividere tra l'altro l'entrata e l'accesso del pubblico che avrà un percorso per conto proprio con servizi igienici e quant'altro e l'entrata degli atleti che potranno
parte separata, ci sarà l'hospitality, quindi praticamente tutto quello che concerne il bar, ristorazione, sale TV, eccetera. Questo perché? Perché abbiamo avuto l'approvazione del COVID, della Federazione Gioco Calcio, per poter ospitare gare di un certo livello. E quindi abbiamo previsto la suddivisione, come dicevo, per la creazione di parecchi parcheggi adatti ad ospitare il pubblico delle tribune, che ho appena detto, e ci sarà la riqualificazione anche di un percorso laterale, di una strada che adesso è parecchio abbandonata, verrà riqualificata interamente per poter accedere ad un ulteriore parcheggio che sta a ridosso dell'impianto sportivo. Inoltre ci sarà un'illuminazione abbastanza importante a LED sull'intero campo principale, con la creazione di tutte le sale e le necessità che può avere un impianto di queste dimensioni, assoggettando sia la parte dilettantistica, ovviamente, che è già presente, sia con una parte che potrebbe pervenire all'esterno per chiunque voglia fare una certa tipologia di gare per quanto riguarda il calcio, che attualmente Udine ne è sprovvista, essendo solo il capo Friuli, lo stadio Friuli, ad ascolta questo. Il costo complessivo è di 1.400.000 euro, che andrà a gara. Il progetto di fattibilità seguirà quello adesso definitivo esecutivo, con la gara e tutto dovremmo riuscire a far partire i lavori nel secondo semestre del prossimo anno. Grazie al Vice Sindaco, questa era l'ultima delibera, avete modo di dire, perché il fascicolo è molto corposo, io non vi ho dato lettura di tutto, però le cose più importanti, come avete sentito, le hanno esposte gli assessori. Se ci sono domande da parte dei giornalisti, prego. Sì, purtroppo questo denota la qualità di queste persone che pensano di fare delle battaglie assurde, antiscientifiche, nei confronti di chi ci ha spiegato che con la vaccinazione riusciamo a contenere l'epidemia e soprattutto a contenere i rischi della malattia provocata dal Covid-19, e hanno adesso sono passati anche ad imbrattare i muri lanciando slogan assurdi. Perché dire che abbiamo in Italia un governo nazista o dire che i vaccini provocano la morte veramente sono cose assurde. Purtroppo questo denota la qualità di questi personaggi. Io so che la Polizia di Stato sta svolgendo delle indagini, speriamo di individuare i responsabili di questo atto vandalico che ha colpito un edificio di nostra società, e speriamo poi anche che la pena da parte dei magistrati sia quella magari proprio di rimettere a nuovo il muro che è stato imbrattato, ma insomma queste sono decisioni che prenderà la magistratura. Resta chiaramente il rammarico e soprattutto la perplessità che mi colpisce ancora da parte di questi soggetti che non capiscono quanto stiamo vivendo e cosa dobbiamo fare per uscire da questo problema legato all'epidemia Covid-19. Ci sono altre domande? No? Vi ringrazio. Abbiamo ancora la prossima giunta, la prossima settimana, che è la settimana di Natale, ma siamo qua a lavorare, come sempre, con dei risultati, io ritengo, molto molto importanti. Grazie e arrivederci a martedì della prossima settimana.